Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Ed è un inizio di settimana che la verità vi offre con una proposta che oggi è il pezzo di apertura del nostro giornale. Dicono spesso, diciamo, i talebani delle chiusure, la casta braminica dei lockdown, i mistici dei divieti, ma come si fa? Ma come si fa a riaprire? Ecco, la verità prova a dare un contributo concreto mettendo in apertura, il pezzo parte in prima e poi si distende a pagina 3, se ne occupa chi ve ne parla, quindi andremo per evidenti ragioni velocissimi, ma ve lo segnaliamo. Una serie di proposte per davvero passare dal paradigma dei protocolli di chiusura al paradigma dei protocolli di riapertura. Sono cinque proposte precise, ve ne anticipiamo due, le altre le troverete se vorrete in edicola. La prima è aprire la possibilità alle imprese private, volontariamente, di provvedere alla vaccinazione dei loro dipendenti che a loro volta vogliano e complessivamente aprire al privato, sgravando numeri e costi rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, dando un'accelerazione pazzesca al percorso di vaccinazione. E la seconda proposta è un mega accordo, non sminuzzato, frammentato com'è finora accaduto, con il trasporto privato e turistico per portare non a quello che non è possibile, ci sono dei limiti fisici per le metropolitane, ma invece per il trasporto su gomma si può puntare a un raddoppio delle vetture e così via, una serie di altre proposte dalle terapie domiciliari, insomma, non ve le svaliamo, ma è l'apertura della verità di oggi. Oggi alle 16 intanto Mario Draghi incontrerà le regioni, quindi non ci saranno solo i suoi ministri, ma ci sarà lo stesso Presidente del Consiglio, mentre la Lega, diciamo, nella giornata di ieri sembra aver ottenuto, poi naturalmente si tratta di impegni politici, quindi andranno verificati in corso d'opera, sembra aver ottenuto la possibilità di un check dopo Pasqua o più probabilmente a metà aprile, diciamo sullo stato dei divieti e quindi sulla possibilità di alleggerirli. Vedremo se accadrà questo. Corriere della Sera pone attenzione a una delle situazioni surreali che rischiano di verificarsi, ma ci saranno o non ci saranno le bocciature per quest'anno scolastico? Il solo fatto che se ne discuta dà la misura di come stiano andando le cose. Altri temi, la possibilità di ulteriori ristori, in questo caso si ipotizza più specificamente rivolti alle categorie colpite, e poi invece i magistrati che dicono no, noi dobbiamo essere vaccinati prima perché altrimenti non, la giustizia si blocca. Quindi se ne deduce che un magistrato quarantenne deve scavalcare, secondo questi signori, un cittadino comune ottantenne. Vedremo anche questo. Sui partiti abbiamo detto della Lega, molto affaticati, diciamo, sulle questioni interne, i 5 Stelle, Beppe Grillo ha detto che devono restare i due mandati e allora si industriano tutti quelli che sarebbero in uscita, che insomma rischiano di perdere il biglietto della lotteria. E il PD invece è in preda alla grande battaglia che si consumerà domani tra la Madia e la Serracchiani per la guida del gruppo alla Camera, mentre Fratelli d'Italia è oggetto, diciamo, di curiosi consigli da parte del professor Galli della Loggia, che dice: no, no, non prendete un esito più liberale, ci vuole un conservatorismo distinto dalla libertà. Quindi, insomma, come se in Italia venissimo da stagioni thatcheriane, Galli della Loggia non suggerisce un conservatorismo che includa la libertà, ma un conservatorismo che la tenga fuori, ma non è l'unico degli editorialisti a dare oggi analisi curiose. A questo professore della Loggia si affianca un Giuliano Ferrara che dice: ma insomma, non disturbate, va tutto bene. E Ezio Mauro che se la prende con Salvini, ma a ben vedere se la prende anche con un pezzo di società italiana, mostrando, inutile girarci intorno, un'intolleranza, un fastidio verso la libertà e l'intrapresa privata. Vedremo anche questo. Allora, come tutto questo cala sulle prime pagine? La verità, i protocolli della riapertura, cinque idee per tornare a vivere. I talebani dei divieti insistono, lockdown o nulla.
A volte raccontano pure frottole per segregarci, come il loro nuovo guru, il gastroenterologo Cartabellotta. Invece dalla reclusione si può uscire, ecco come. Così, all'apertura della verità, della quale vedremo tra poco a volo d'uccello i contenuti del lunedì. La verità è piena di cose a inizio settimana, poi anche il resto della settimana, ma il lunedì ha questo doppio passo del quotidiano, ma anche del magazine. Il Corriere della Sera, scuola, un caso, le bocciature. Il Fatto Quotidiano se la prende con Renzi, che ieri, per chi vedeva il Gran Premio di Formula 1, zacca, a un certo punto è comparso, dice: ma quello assomiglia a Re. No, no, è proprio Renzi, l'ha confermato un tweet di Jean Todt, l'ex capo della Ferrari, oggi ai vertici della Formula 1. È piccolo problema, dove avveniva tutto questo? In Bahrain. E naturalmente, travaglio maramaldeggia, gli italiani reclusi in casa, Renzi in Bahrain al Gran Premio. Vabbè, travaglio ci mette del suo, però, diciamo, Renzi non prosegue, diciamo così, nell'operazione simpatia. Ecco. Il giornale su la stravagante richiesta dei magistrati, la vera casta, ricatto delle toghe, vaccinateci o ci fermiamo. Il tempo a sua volta per le riaperture, ingiusto aprire solo la scuola e Bechis insiste per almeno il ripristino anche della zona gialla, se i colori erano quattro, bianco, giallo, rosso, arancione, vengano ripristinati tutti, dice il direttore del Tempo. La Stampa, Draghi prepara i ristori selettivi, nuovi aiuti a chi è rimasto chiuso. E infine Repubblica, oggi molto preoccupata e preoccupante, con due pagine, quelle immediatamente successive alla prima, che prendono spunto da questo titolo d'apertura: allarme, terapie intensive, i segreti dell'emergenza. Allora, questo è il quadro. A volo d'uccello, la verità del lunedì. Vi abbiamo detto del pezzo di apertura con le cinque idee per ripartire, ma non c'è solo questo. Allora, Alessandro Rico si occupa, era nel sommario di prima, di Cartabellotta, nuovo guru chiusurista. Mario Giordano si rivolge a Nicola Zingaretti, in questo caso non più segretario del Partito Democratico, ma ancora governatore del Lazio, per una storia imbarazzante, le 24 assunzioni di esponenti del Partito Democratico. E dice Giordano: ma le sembra bello che mentre gli imprenditori, eccetera, eccetera, voi vi sistemiate in questo modo? Laura Della Pasqua su il rischio di perdere la stagione turistica perché gli altri paesi si muovono e noi invece no. E poi le interviste del lunedì. Allora, Alessandro Rico sente, ed è un'intervista assolutamente da leggere, il direttore dello Spallanzani Vaia, che dice no al terrore sulle varianti, no al coprifuoco, e sì invece a terapie domiciliari o comunque a una migliore, diciamo, a un miglior legame tra attività ospedaliera e attività domiciliare. Chi vi parla sente il vice ministro leghista Morelli, che dice: ma il miglior ristoro è la riapertura delle attività. Federico Novella sente il governatore siciliano Musumeci, che a sua volta, diciamo, assume una postura dinamica rispetto alla possibilità, semmai ci sarà, per le regioni di acquisizione di vaccini. Paola Bulbarelli sente poi Matteo Marzotto sui temi della geopolitica e Marzotto dice: ma è un errore un assoggettamento complessivo alla Cina. Abbiamo tenuto per ultimo il direttore Belpietro, che ovviamente non è ultimo, e da qui infatti partiamo, che critica ancora una volta la mancanza di linea, di speranza, che ieri si era fatto intervistare dal gruppo Caltagirone, Messaggero e Mattino. Il ministro della Salute è fiducioso, anzi molto fiducioso, addirittura ottimista, lo ha spiegato lui stesso ieri in un'intervista al Messaggero, in cui, sprizzando il tipico entusiasmo che lo contraddistingue, ha annunciato che presto si potrà viaggiare con il passaporto vaccinale. Che i vaccini non ci siano ancora e dunque quest'estate sia difficile poter disporre di un passaporto che attesti l'immunizzazione, è un dettaglio che a quanto pare non turba speranze. Così l'ironia di Belpietro, che poi però fa notare come ci sia ben poco da ridere sulla situazione. Naturalmente il ministro sorvola sulle ragioni per cui un negozio dove l'assembramento delle ore di punta sfiora le quattro persone debba restare chiuso e un'aula in cui per 5 ore sono stipati 25 ragazzi possa essere riaperta.
L'unico accenno è un riferimento al ruolo strategico dell'istruzione rispetto al resto, con il che si capisce che Speranza, da buon militante comunista, consideri tutto ciò che ha a che fare con il denaro, ovvero le attività commerciali e artigianali, ma anche i parrucchieri, i centri estetici, poco strategici. Per loro il semaforo del ministero continuerà a essere rosso. Così Maurizio Belpietro. E proprio mentre leggevamo l'incipit dell'editoriale del direttore, che evocava Speranza che sprizza il tipico entusiasmo che lo contraddistingue, ci è venuta dal cuore, ma insomma si potrà anche un po'. Insomma, figura che è stata importante nel giornalismo italiano e poi ci ha lasciato e Giampaolo Panza giocava anche con i nomignoli, eccetera. Bisognerà trovare un modo per appellare il ministro Speranza. Noi da qui ve lo suggeriamo, agonia, eh? No, no, il ministro agonia, che si presenta in TV con quest'aria luttuosa e con questa la poetica dell'ultimo sforzo, cioè l'ultimo sforzo, uno molto spiritoso su Twitter, un account che mima alcune, diciamo, alcuni tic di una certa stampa politicamente corretta, un account molto divertente, ha detto ieri, ma ogni volta che viene evocato l'ultimo sforzo è un po' come quando Giorgio Mastrota nelle televendite dice sono gli ultimi pezzi, sono le ultime offerte, però dura da 20 anni questa cosa. Oh, peraltro, Speranza non è l'unico ad avere sventolato il passaporto vaccinale. Oggi, qualunque giornale sceglierete di acquistare, troverete la foto di questo commissario europeo francese, Breton, reduce da una serie di disastri. È uno dei responsabili della task force vaccinale europea. Quindi, anziché andarsi a nascondere dietro un animale a pelo lungo, molto lungo, diciamo, invece si presenta in TV con questo pezzo di carta e vale anche qui l'obiezione fatta da Belpietro, ma insomma, hai vaccinato il 7-8% della popolazione europea e già esci fuori col passaporto vaccinale. Ma allora non hai capito quello che accade. Questo Breton è una specie di Arcuri europeo. E, diciamo così, per questi signori gli insuccessi fanno curriculum. Va bene, dovremmo utilizzare qualche minuto di rassegna per una serie di segnalazioni che hanno a che fare con tutta l'emergenza pandemica nelle sue varie sfaccettature. Allora, sul Corriere, Monica Guerzoni, alle 16 l'incontro Draghi-Regione. Ancora sul Corriere della Sera, Gianna Fregonara, sul tema delle bocciature con le associazioni studentesche, dicono ma non ci potete bocciare dopo un anno di didattica a distanza. Il problema naturalmente si pone per le scuole superiori. Naturalmente seguirà dibattito quelli che diranno sì, si può bocciare, quelli che diranno no, non si può bocciare. Noi siamo un passetto indietro, diciamo, ma il solo fatto che stiamo a discutere di una scuola dove non si possa bocciare certifica il fallimento per il secondo anno consecutivo. Di che cosa stiamo parlando? Fiorenza Sarzanini racconta una contraddizione che, a onor del vero, la verità l'aveva raccontato già qualche giorno fa. Cioè, non potremo girare da una regione all'altra e probabilmente nemmeno da un comune all'altro, però chi potrà andare in vacanza all'estero? È una contraddizione, la verità ve l'aveva raccontato, che anche in Germania aveva suscitato discussione quando era stata inclusa nella lista dei paesi dove si poteva andare le isole Baleari, quindi Maiorca, insomma le isole spagnole. I governatori di diversi Länder tedeschi dicevano: ma come? Non ci si può spostare dalla Baviera a un altro Land, ma poi invece uno può andare a fare Pasqua a Maiorca. La cosa comica, la Sarzanini fa notare, è che ci si potrà spostare da regione a regione per raggiungere l'aeroporto per poter partire. E noi naturalmente siamo lieti che si possa fare quello. Il punto non è avere l'approccio travagliesco e dire ah, quello non si può fare. No, bisogna avere l'approccio liberale dicendo se si può fare questo. E allora si possono autorizzare anche altri spostamenti. Il giornale dà due segnali in controtendenza. Da un lato, in controtendenza fra loro, da un lato un segno di speranza, cioè fa sapere che la battaglia della Lega segna un punto positivo, e evoca le riflessioni di Draghi, il mese critico di Draghi per liberare gli italiani. Aprile sarà cruciale, quindi insomma un Draghi che potrebbe riflettere dopo Pasqua. E uno allora però si aspetterebbe a maggior ragione sul giornale che pure Forza Italia pinga in quella direzione. E invece no, ci fa sapere Fabrizio De Feo
che Forza Italia sposa la linea realista. Adesso serve cautela sulle riaperture. Tajani insiste sullo scostamento di bilancio da 20-30 miliardi. Gelmini, obbligo di vaccino per i sanitari. Carfagna, giusto valutare in base ai dati. E questo rende indimenticabile la performance televisiva di lunedì scorso di Antonio Tajani, che è brava persona, ma insomma, quando Nicola Porro gli ha detto: ma insomma, ma la chiusura dei ristoranti, dei locali, la risposta di Tajani è stata raggelante, o meglio, poi su Twitter, diciamo, è stata ampiamente commentata. Dice: no, ma io ceno a casa con i miei figli. Sì, questo non fa la fortuna di chi, diciamo, non può andare a cena a casa di Tajani per, diciamo, provvedere alla propria famiglia. Visto che abbiamo così criticato il giornale, elogiamolo invece per il fatto che riprende, lo fa con Stefano Zurlo, una questione che era stata ripresa nei giorni scorsi solo, diciamo, dai giornali culturalmente vicini al centrodestra, ma che a onor del vero era stata lanciata dal quotidiano Domani, che ha recuperato quella questione dell'incontro del 2 marzo 2020, quindi stiamo parlando di ormai quasi 13 mesi fa, quando il CTS, presenti Conte e Speranza, avrebbe sollecitato il Premier a disporre la zona rossa in Val Seriana e quindi, dice Zurlo, mancato lockdown di Alzano, anche Speranza sapeva tutto. La stampa, invece, valorizza due temi. Per un verso la questione dei ristori, che sta pure nel titolo di prima, e quindi l'ipotetico nuovo scostamento di bilancio che si farebbe a metà aprile in coincidenza temporale con il DEF, ma anche il fatto che la Lega ieri sembrerebbe aver ottenuto una qualche apertura sulla possibilità di discutere dei divieti. Sulle riaperture si tratta con la Lega, questo è il titolo del pezzo di Ilario Lombardo. Repubblica, ve l'abbiamo detto, insiste sui temi delle terapie intensive, arriva il picco, ospedali in crisi in 13 regioni e, pagina 3, 1000 ventilatori abbandonati, reparti creati solo sulla carta, così è tornata l'emergenza. Forse però allora questo può essere guardato in pandan con l'intervista che fa capo dello Spallanzani, Vaia, alla Verità, che dice: ma però allora si può lavorare sulle anche terapie intensive, e questa è anche una delle, così ve ne sveliamo anche una terza, delle cinque proposte della Verità. Lavorare di più sulle terapie domiciliari per fare in modo che l'arrivo in ospedale non sia la regola, ma sia l'eccezione. Alcuni esperimenti riusciti testimoniano che in alcune aree si è ridotta la pressione ospedaliera fino all'80-85%, quindi non è detto che si debba riportare, diciamo, sotto pressione i reparti di rianimazione. Oh, e poi invece qualunque giornale sceglierete di acquistare questa storia dei magistrati, dal Corriere a Repubblica, abbiamo visto che una delle prime regioni, così diciamo, tranquillizziamo Galli della Loggia sul fatto che Fratelli d'Italia non rischi di prendere una direzione liberale. Una regione governata da un governatore di Fratelli d'Italia, Marsilio L'Abruzzo, ha già, diciamo, fatto partire la vaccinazione per i magistrati, se abbiamo visto bene la stampa locale. Quindi praticamente un magistrato quarantenne deve andare prima di un cittadino, magari di suo papà ottantenne. Una curiosa, diciamo, rivisitazione del classico orwelliano La fattoria degli animali. Tutti gli animali sono uguali, ma eccetera, eccetera, qualcuno è più uguale degli altri. Arriviamo alle questioni dei partiti. I 5 Stelle. Allora, Buzzi sul Corriere della Sera ci racconta tutte le vicende interne ai grillini. Eccolo qua, i 109 5 Stelle a rischio che sperano in Conte. Che è successo? In un'assemblea online Grillo ha detto: no, la cosa dei due mandati resta, e vengono messe le fotine dei più famosi che andrebbero a casa alla fine di questa giostra, da Di Maio a Fico, a Crimi, alla Taverna, a Toninelli, alla Dadone, alla Castelli, D'Incà, Bonafede, Fraccaro. Voi capite che sarebbe una perdita inestimabile per la politica e per il Parlamento italiano. Tant'è vero che, se ricordo bene, il giornale evoca anche un'altra possibilità, che
si inventino una specie di lista civetta, c'è anche quell'associazione Italia 2050, come si chiama? In questo modo i grillini andrebbero abbinati con un'altra lista, formalmente quelli del terzo mandato non si ricandiderebbero con i grillini, ma con la lista alleata. Ma insomma, sarebbe una ghirlinella francamente abbastanza ridicola. Il Partito Democratico, allora, come cornice a quello che stiamo per leggere, prendete Francesco Borgonovo sulla Verità che diceva: guardate, il dibattito fra, dice, femministe, lui dice tra donniste, sta diventando più stucchevole dei vecchi giochi del tradizionale patriarcato. E in effetti a questo siamo. Che cosa è successo? Sabato sera, proprio mentre Enrico Letta diffondeva comunicati dicendo: ah, Salvini è in difficoltà, è scoppiato il pandemonio perché una delle due candidate alla guida del gruppo PD a Montecitorio, Marianna Madia, quella della straordinaria inesperienza, così si descrisse a suo tempo, ha attaccato duramente la Serracchiani, dicendo: ah, la sua competitor, dicendo: è cooptata, come a dire, diciamo, è scelta dagli altri, dai maschi, dalle correnti più forti. Tommaso L'Abbate sul Corriere della Sera ci racconta il profilo delle due avversarie, ma la cosa, diciamo, più divertente è il bel pezzo di Pietro De Leo sul Tempo. Nel PD la rissa è donna. De Leo introduce un altro argomento perché è arrivata, diciamo, una signora chic, parlamentare da molto tempo del PD, la Barbara Pollastrini, che ieri si è rivolta alle due candidate, direte voi, dicendo qualcosa di politico, riconducendo la contesa a obiettivi politici differenziati: voto Madia perché 1, 2, 3, o voto Serracchiani per una linea politica diversa. No, la Pollastrini la mette così: si rivolge ai litiganti. Ho scorso le vostre righe col sentimento di una donna che in un tempo diverso e perfino più aspro si è trovata ad attraversare un cammino segnato da stupori, sofferenze, qualche successo collettivo e personale. Non mi è difficile intuire quanto il nostro gruppo sia attraversato da qualcosa che si definiva pudicamente disagio. Sempre le incomprensioni e le tensioni lasciano segni brucianti. E allora mi chiedo se martedì, prima del voto, Deborah e Marianna vogliano e possano offrire la propria proposta al gruppo. Cioè, cosa propone la Pollastrini? Che dicano due parole prima, ma è fantastico. Cioè, serve. Questo ci riporta a quell'indimenticabile quadro di uno dei grandi macchiaioli italiani, Silvestro Lega, la visita con queste signore che sull'uscio si scambiano un saluto e sembra già di, guardando il quadro, sembra di sentire appunto una conversazione tipo Pollastrini: cara Deborah, cara Marianna, ma diteci qualcosa. L'importante è che, diciamo, è che non ci sia politica, non ci sia confronto di idee, ma mi pare che il PD questo rischio non lo corra. Gli editorialisti, vediamo se loro ci fanno correre il rischio di qualche idea. Allora, Claudio Cerasa anche oggi ci fa sapere che ama Draghi, dopo aver amato di amore acceso Conte e poi il Bisconte, poi sperava il foglio, il Trisconte. Ora ogni giorno c'è un mazzo di fiori, idealmente recapitato dal foglio a Draghi. Oggi Cerasa dice: ci vuole l'agenda ecologista, però non deve essere l'agenda Greta, deve essere l'agenda Draghi. Va bene, così Cerasa. Mentre Ferrara è più di malumore e fa sapere che gli avete rotto i coglioni sostanzialmente. La pandemia e l'avvilente spirale della chiacchiera. Eppure non la finiamo di lamentare errori, di giudicare e mandare come se tutto fosse così semplice. Non la finiamo di vedere complotti, incompetenze, ingiustizie e follia, dove le spiegazioni evidenti, razionali, invece abbondano, e dove è chiaro che sono speciose le polemiche sui piani pandemici previsionali nel cassetto, poi sulle origini del virus. Quindi neanche si può discutere di quello che hanno fatto i cinesi, non disturbate Ferrara. Poi sulla mancanza di alcol, anchina, tamponi, infine sui tempi e i modi della campagna di vaccinazione. Speciose le polemiche sulle chiusure, sulla scuola, sul ruolo pubblico degli esperti epidemiologi, sull'inevitabile disagio fisico e mentale dell'isolamento e del blocco, una grottesca rincorsa di risentimenti. Così Ferrara, che poi
Ma al bersaglio, hanno cominciato i filosofi negazionisti del virus, questa spirale della chiacchiera. Poi ci si sono messi i politici aperturisti, ciascuno con la propria parte di responsabilità nella costruzione di miti farlocchi, quelle che dovrebbero essere le avanguardie della razionalità e dell'arte del possibile, si sono gettate nella malmostosa e melmosa inclinazione a credere bellamente alle fandonie, a delegittimare le autorità sanitarie e centrali, a rendere a tutti la vita ancora più difficile di quel che era diventata. Non c'è niente da fare. L'animus comunista è rimasto quello del dirigente comunista che magari a Torino, come accadde a un Ferrara giovane, interviene alla fine dell'assemblea per richiamare i compagni critici dicendo non potete delegittimare le autorità centrali. In questo caso però lo applica non alla linea del partito, ma alla linea, diciamo, Arcuri Speranza che non finisce mai. Così Ferrara oggi. Direte, ma allora ci darà qualche speranza in più un professore già liberale, Ernesto Galli della Loggia, che oggi, titolo dell'editoriale del Corriere, La destra moderna che serve, e parla di Fratelli d'Italia. Dice, ma vediamo se darà qualche consiglio intelligente a Fratelli d'Italia per la loro evoluzione, e invece ve lo anticipiamo, la cosa non finisce bene per niente. Eccolo qua, andiamo a vedere i passaggi che abbiamo annotato. Una cultura siffatta, quindi il conservatorismo che auspica Galli della Loggia, servirebbe a distinguere nettamente tale destra. Vuoi dal populismo leghista e dal suo empito plebiscitario sempre insofferente di qualsiasi regola, vuoi dal permissivismo della laissez-faire a sfondo individualista di quel che rimane del liberalismo di Forza Italia. Qui già, diciamo, già le carte si confondono, ma comunque già c'è il primo richiamo antiliberale che fa Galli della Loggia. Ma direte voi, sarà soltanto un passaggio così? No, perché se andiamo a vedere. Eccolo qua, il passaggio successivo c'è da tremare. Vediamo dove l'abbiamo annotato. La preminenza cieca, data sempre al puro interesse materiale, al profitto, al reddito e ai consumi, così come il mantra contro le tasse, caro a tutta la destra tradizionale, hanno spesso effetti distruttivi sulla vita concreta di una comunità. Rileggo perché ma, direte voi, ma è rimasto il Galli della Loggia che 5 anni fa faceva l'endorsement per i grillini, inutile girarci intorno. Rileggo: la preminenza cieca data sempre al puro interesse materiale, al profitto, al reddito e ai consumi, così come il mantra contro le tasse, caro a tutta la destra tradizionale, hanno spesso effetti distruttivi sulla vita concreta di una comunità. E noi invece speriamo che la destra, non solo Fratelli d'Italia, ma tutti gli altri, invece la prendano la battaglia che in Italia non è mai stata fatta contro l'oppressione fiscale, la battaglia fatta seriamente. C'è anche un'iniziativa culturale che noi animiamo da un paio di settimane, si chiama Mercatus, con la trasposizione in Italia della grande operazione fatta da 30 anni ormai da Grover Norquist negli Stati Uniti, chiedere ai parlamentari un impegno piccolo ma preciso a non votare mai per aumenti di tasse. Sarà un caso, senza alcuna sollecitazione, noi non abbiamo ancora nemmeno messo un messaggio nella casella dei parlamentari, abbiamo semplicemente visto chi si segnalava così spontaneamente e spontaneamente in 15 giorni si sono segnalati 15 parlamentari, un ministro, due sottosegretari. E sarà un caso, nessuno di Fratelli d'Italia per il momento, ci sono molti leghisti, alcuni di Forza Italia, avranno già seguito, diciamo, la direzione di marcia non liberale suggerita dai Galli della Loggia. No, no, invece speriamo che prendano tutti, anche Fratelli d'Italia, una direzione più liberale. Va bene, abbiamo visto anche questo. Ezio Mauro. Ezio Mauro va al bersaglio della Lega, ma come vedremo non solo contro la Lega, ma contro una certa visione della società, l'Italia a cui parla Salvini. Con un piede dentro un governo di responsabilità nazionale e l'altro dentro l'antipolitica populista, irresponsabile per definizione e per demagogia. In questo spazio ambiguo, il leader della Lega
tenta di recitare l'unica parte che gli consente un protagonismo autonomo, quella del suggeritore correttore delle iniziative del governo. Vabbè, e fin qui direte è la solita polemica contro Salvini, ma attenzione poi si va ai contenuti che non vanno bene a Ezio Mauro. Il tentativo ambizioso di Salvini, che non va bene, è quello di unire la disperazione del Sud con la ribellione del Nord, intestandosi la rappresentanza di questa nuova, virgolette, classe spodestata dalle sue imprese, dal suo commercio, dal suo futuro. Nella trasposizione populista, la colpa di questo blocco produttivo che sta soffocando il paese non è del virus, che non viene mai nominato, ma delle misure di contrasto al contagio che i leghisti chiamano la linea del terrore. Quindi, nel vocabolario di Salvini, la battaglia non è per il lavoro, ma per la vita, addirittura come se esistesse un partito o un blocco di forze contrario alla libertà vitale, anzi suggerendo che la minaccia all'autonoma interpretazione della vita viene proprio da quelle misure di precauzione adottate per proteggere le persone dal contagio, salvando concretamente e davvero vite umane. Siamo alle soglie del negazionismo, con Salvini ben attento oggi a non cascarci dentro, e però capace di evocare con la sua politica echi paralleli a quella predicazione estrema che denuncia la tirannia sanitaria. Non c'è niente da fare. Nella sostanza è diciamo, la solita mancanza di qualunque comprensione per chi, diversamente da Mauro, lo stipendio sicuro non ce l'ha e per portare il pane a casa deve uscire di casa. E questo, diciamo, la mezza Italia protetta non sembra, diciamo, non sembra proprio considerarlo. Ma anche, diciamo, nella forma, il gioco è pure questo. Argomento classico, diciamo, del modo di argomentare autoritario, è sempre quello del fantoccio polemico, di estremizzare la posizione dell'altro per renderla non credibile, ridicola, come se qualcuno stesse chiedendo per stasera le feste in discoteca o i concerti allo stadio. No, invece si riprendano le cinque proposte della verità, si chiedono dei passi molto cauti, molto praticabili, anche con dei protocolli rigorosi, ma insomma, farlo però qualche passo. L'ultimo commento che vediamo oggi, anzi ce ne sono ancora due, è quello di Massimo Cacciari sulla stampa. Il lunedì il professor Cacciari scrive sul quotidiano torinese che gli mette però un titolo che non c'entra niente: combattere il centralismo delle regioni, è il titolo. Quindi c'è anche il dubbio che Giannini e i suoi collaboratori, non sappiamo con quanta attenzione leggano gli editoriali dei loro collaboratori, e Cacciari invece fa un discorso più complesso, anche critico nei confronti del nuovo governo e problematico rispetto alla possibilità di cambiare alcune regole. Non so se dipende da mia scarsa sensibilità, ma un cambiamento di passo nell'affrontare la situazione da parte del governo Draghi non l'ho finora notato. Certo, la campagna vaccinazioni non era stata evidentemente predisposta in modo efficace e dunque si è dovuto improvvisare. Resta il fatto che nel complesso delle inefficienze e disorganizzazioni burocratiche di cui l'Europa ha fatto mostra, noi risultiamo ai primissimi posti. Per l'ennesima volta è emerso il fallimento storico del regionalismo italiano, come l'istituzione dell'ente regione abbia finito col tradire le pur pallide istanze federaliste contenute nella Carta Costituzionale. Ma attenzione, poi che il titolo invece farebbe pensare allora smontiamo tutto, e invece Cacciari non dice questo. Si levano voci che vorrebbero addirittura ricentralizzare la politica sanitaria, ignorando che ciò comporterebbe appunto riformare Costituzione scritta e materiale, nonché trasformare l'assetto delle forze politiche e i loro equilibri, poiché esse fondano le proprie fortune anche sull'esistenza, eccetera, eccetera. Così Massimo Cacciari. L'ultimo commento che vi segnaliamo è il commento, però, di una persona impegnata in politica, Sandro Gozi, che trovate pure lui nella pagina dei commenti della stampa, e dove, se no, diciamo, se, sempre lì si finisce, che esalta, parte in prima e poi gira nella pagina dei commenti, delle opinioni. Diciamo, sui giornali americani si direbbe la pagina degli op-ed, Sandro Gozi, quel nuovo asse tra Roma e Parigi.
Non sappiamo se, diciamo, in questo asse Gozi, diciamo, quale delle magliette indossi. Ci sono i cattivi che dicono: ah, no, noi ci teniamo alla larga da qualunque battuta di questo tipo. Sicuramente Gozi indossa la maglia azzurra della nazionale italiana, ne siamo convinti da sempre. Però insiste su questa cosa: Roma-Parigi, Parigi-Roma. È curioso che qualcuno che ha fatto il sottosegretario agli affari europei per un paese, l'Italia, abbia avuto però anche un ruolo di consulenza sul medesimo tema per il governo francese, anche disponendo, siamo sicuri anche qui che Gozi lo abbia fatto con scienza e coscienza, ma fatalmente anche disponendo di informazioni sensibili. Poi, come sapete, è diventato parlamentare europeo nelle liste macroniste e oggi ci parla del nuovo asse tra Roma e Parigi. Così Sandro Gozi, noi lo ripetiamo ancora a scanso di equivoci, sicuramente Gozi ha sempre agito con grande correttezza materiale e con onestà intellettuale. Però un problema di opportunità politico si pone e sorprende come, diciamo, se ne discuta così poco. Ma del resto in Italia si discute poco delle influenze straniere sulla politica italiana. Chi vi parla non ha alcun approccio illiberale su questo, anzi, anche in termini, se ve ne saranno in futuro, di sostegni economici a partiti, a soggetti politici, anche dall'estero, per me non deve esserci divieto, però ci deve essere trasparenza, deve essere chiaro. Chi lavora per chi? C'è un contributo al partito X che viene da un'azienda straniera? Lo si sappia. Dice: ma questo cosa c'entra con la questione Gozi? Non c'entra assolutamente nulla, qui non c'è nessun sostegno, eccetera. Ma lo dicevamo, il più contiene il me. Un sostegno può essere un sostegno ideale, può essere un sostegno materiale. Nel caso di Gozi, contano solo le sue idee di politico, possono piacere o non piacere. Sicuramente, lo ripetiamo ancora, avrà sempre agito con massima libertà intellettuale, onestà intellettuale, però il tema politico di uno che fa lo stesso lavoro prima su sponda italiana e poi su sponda francese è un tema che dovrebbe essere oggetto di dibattito pubblico e naturalmente invitando lo stesso Gozi a difendere, come giusto, le sue ragioni. Allora, finisce la puntata di oggi della Verità alle 7 con l'invito, se vorrete, a passare in edicola a prendere il nostro quotidiano. A risentirci domani mattina sarà con me Francesco Galietti, mentre questa sera alle 19, come ogni lunedì, sentiremo per il suo punto settimanale il professor Lorenzo Castellani. Buona giornata e buona settimana a tutti.